FOMO è una formula americana, il cui acronimo letteralmente sta per Fear of Missing Out, ovvero paura di perdersi qualcosa. Paura di perdersi che cosa, viene da domandarsi, e che cos'è quindi che va ad inquadrare questo fenomeno FOMO, di cui abbiamo un po' provato a delineare dei confini concettuali nell'articolo che troverete nel prossimo numero di gruppi. Questo fenomeno va ad inquadrare la paura di perdersi un'opportunità di interazione sociale. Opportunità di interazione sociale, che può essere una festa, un incontro tra amici, di cui arriva traccia, di cui arriva testimonianza proprio attraverso i social network. Quindi si tratta di una descrizione di forme ansiose ben circoscritta e che riguarda in maniera molto stretta l'utilizzo di social network. È una fenomenologia che appunto negli Stati Uniti è stata ben descritta, ben sviluppata, anche in alcune parti d'Europa, e che in Italia soltanto nell'ultimo anno si è iniziato un po' ad approfondire, ma attraverso principalmente degli articoli non di carattere scientifico, ma più delle analisi anche molto interessanti, ma di natura più sociologica o persino di taglio giornalistico. Per questo abbiamo pensato di introdurre per adesso, in maniera potremmo dire anche preliminare, una prima panoramica di tutti gli studi, di tutti gli articoli che sono andati ad indagare in maniera specifica questo fenomeno, questa condizione che sembra essere così caratteristica di una certa parte di popolazione del mondo, ovvero i fruitori di social network, e che forse è semplicemente nel resto del mondo descritta con parole diverse, con una terminologia differente, ma che sembra avere una sua pregnanza, una sua esistenza molto massiccia, un po' in tutto l'Occidente.